Eccoci qui, benvenuti all'OASI, benvenuti a questo ulteriore appuntamento di quest'OASI che si sta estendendo. Stavo guardando gli appuntamenti passati e mi sono chiesto quando è che ho iniziato e che adesso nemmeno mi ricordavo la giornata precisa. E abbiamo iniziato l'8 marzo con questo specifico modo di incontrarsi e di lavorare insieme. È stata un'evoluzione dell'intento di magnificenza, quindi ecco per coloro che sono praticamente nuovi in questo appuntamento sono persone... Che ormai hanno seguono dall'inizio, altri invece che si vanno aggiungendo, alcuni che guardano la registrazione quindi non sono presenti nella Demio, che è la piattaforma che ci permette di farlo dal vivo. E eh, in, in breve nasce dal fatto che volevamo che volevo realizzare uno spazio in cui l'utilizzo dell'intento, l'utilizzo del campo e le capacità più evolute della coscienza potessero essere pratiche. Quindi eh, non solo rimanere con una bella conoscenza, ma di farla diventare pratica. E eh, in questo tipo di evento che ha coinvolto tutti noi, ha coinvolto tutta l'umanità, questo è diventato, si è strutturato, è cresciuto, ed è nato uno spazio in cui stiamo letteralmente creando il nostro prossimo passo. Perché? Perché siamo qui fondamentalmente. Perché vogliamo realizzare, vogliamo... Preparare, vogliamo predisporre il miglior potenziale eh, sia nel momento presente, perché le nostre vite continuano anche se è una forma eh, particolare, siamo chiamati eh, a cambiare tutte le nostre abitudini, quindi sicuramente è una situazione che è temporanea, anche se può essere, non sappiamo di quanto lunga, ma è temporanea. E ci prepariamo per che cosa? Per quello che avverrà dopo perché comunque nel momento in cui eh, si rientrerà in un ulteriore nuovo equilibrio di, che parlare di rinormalizzazione è praticamente un, qualcosa di non esatto perché non ci sarà più il normale, ci sarà un nuovo normale ci sarà un nuovo modo di intendere le nostre vite, le relazioni, i nostri lavori le occupazioni, di come mettere eh, le nostre energie a disposizione del collettivo come utilizzare le nostre energie per realizzare il benessere per noi per le persone che sono intorno a noi Diciamo che questo tipo di, di appuntamenti va a stimolare il, queste migliori qualità che poi diventano pratica e diventano scelte, diventano azione. Un concetto prima ne parlavamo, eh, il discorso della verità, in questo momento eh, molto ruota intorno a questo grande tema, eh, chi dice la verità, che cos'è la verità e eh, ognuno di noi sta navigando in questa tematica, in questa esplorazione. La verità è anche una maestria eh, tra quelle che, che vi sono nel, nel, in quelle che vengono utilizzate nel, nel lavoro con le carte che, utili, che appunto abbiamo inserito qui. E il concetto di verità, eh, oggi proprio sentivo un'intervista di un filosofo che diceva. Sì, anche la parola verità, esempio in greco, viene da una radice che indica un disvelamento. Si parlava del principio socratico per cui la verità emerge attraverso il confronto, attraverso il dialogo in questo senso. Quindi ci sono tante verità, tanti livelli di verità, quanti sono i livelli di coscienza, quanti sono gli osservatori, quanti sono i partecipanti a un'esperienza. Però è una tematica molto importante, soprattutto se adesso andiamo a, a esaminare quello che è il mainstream, cioè la, la corrente di pensiero dominante o... Sta, sta, sta grande maggioritaria, cioè il come pensano tutti siano le cose, o quasi tutti, o la maggior parte. Questo è il mainstream che viene rappresentato. Da quello che ad esempio leggete sui giornali e nelle televisioni, perché, seppur sono pluralisti, però su molte tematiche eh, alcuni argomenti si rimane sempre su un certo frame, viene chiamato, cioè un, un certo spazio, un contenitore. Eh, è come uno, una scatola vera e proprio del pensiero, per cui non è possibile andare fuori da questa scatola. E poi c'è il pensatore libero. Il ricercatore libero che si permette di uscire fuori da questo frame ed è un elemento di arricchimento della società perché attraverso qualcuno che ha la capacità voglia spinta eh, di guardare fuori dalla scatola può rinnovarsi l'intero pensiero ogni volta che la scatola si chiude per paura o perché l'altro viene rifiutato in quanto eh, errato a prescindere ecco questo crea una una chiusura di questa scatola, quindi un, un sistema che non è la libertà di espressione, ma è proprio la conformazione a un pensiero che è lì sì che diventa dominante. Perché faccio questo ragionamento? Perché nel momento in cui noi stiamo ricostruendo la nostra vita personale e quindi stiamo attingendo a queste qualità e ehm, queste qualità servono per dare seguito a quello che sono le repulsioni della nostra anima, eh, noi è importante che iniziamo a guardare fuori dalle scatole, fuori dai conflitti predisposti e anche questo tipo di esperienza che ci mette, tra virgolette, dentro una scatola fisicamente, quindi siamo dentro le nostre case, quindi questo costituisce una limitazione per il corpo, perché non possiamo andare ovunque, però ci aiuta come controbilanciamento, come polarità positiva a Esplorare nuove dimensioni della coscienza, è quello che sta diventando l'oasi, che voleva essere l'oasi che poi è stata potenziata, da quello che è il prolungarsi di questa situazione. Quindi ecco che stiamo esplorando nuovi spazi della coscienza. Volevo quindi, scompaio perché ho messo il mazzo di carte un po' lontano. Volevo quindi iniziare subito su questo tema a vedere qual è il messaggio che viene da, dalle maestrie, che, che messaggio ci viene come stimolo da quella che è la sincronicità che noi attiviamo come gruppo quando ci riuniamo. E vediamo che cosa ci viene detto, quali sono le, le forze che, che diventano interessanti in, questa, in questo momento. Beh, abbiamo, alcune sicuramente le abbiamo già viste, ad esempio, la pazienza, già ne abbiamo parlato. Quindi certamente in questa, questo processo è una maestria che sì, ci viene richiesta tanto. Penso che siate d'accordo con me che in questo momento è importante, eh, se non abbiamo chiaro il quadro, utilizzare la pazienza affinché questo quadro possa disvelarsi, questa verità possa in qualche maniera parlarci. L'umiltà è il comprendere anche che noi non possediamo la verità, nel senso che non la possediamo a livello mentale. E quindi la mente, un atto di umiltà, può essere posto nel, nella ricerca di verità su come la mente si atteggia alla verità, cioè che quello che ha acquisito fino a quel momento aveva l'umiltà di accettare che potrebbe essere semplicemente incompleto, parziale, persino errato. Quindi, tutte le nostre credenze, tutto il nostro spazio mentale, il nostro palazzo mentale, alcuni direbbero, può rivelarsi non più utile andando avanti. Quindi anche l'umiltà di dire ok, la mia vita fino a questo momento è stata basata su questi elementi, ma adesso la vita mi chiede altro. L'altra maestria è quella che ci viene in soccorso in, questa, in questo processo, che è l'intuizione. E l'intuizione è iniziazione. Iniziazione e intuizione sono molto simili. L'iniziazione è entrare in un nuovo livello del proprio essere. E potete interpretarlo in vario modo: queste, questa parola, ma l'iniziato è colui che ha compiuto un passo, un passo consapevole. L'iniziazione non avviene inconsapevolmente, non è un iniziato qualcuno che ci arriva per forza di inerzia o per abitudine. L'iniziazione necessita di un intento. Quindi essere iniziati a un nuovo livello del nostro essere, della nostra vita, della manifestazione della nostra anima è un atto di intento, un atto di scelta ed è quello che facciamo quando formuliamo l'intento, quando li costruiamo, quando, quando ci ascoltiamo e li manifestiamo. Queste tre forze, quindi la pazienza, che è molto legata anche alla saggezza, al capire che i cicli della vita hanno un loro sviluppo che non è quello che noi vorremmo o ci aspettiamo. E quindi la pazienza riguarda anche un aspetto emozionale, far sì che le emozioni non ci portino a affrettare i tempi. L'altra volta ho fatto l'esempio della farfalla, che quando sta dispiegando le ali, le sta asciugando all'aria e al sole, eh, ha bisogno di un certo tempo. E quindi c'è quel momento in cui la pazienza è necessaria. L'umiltà, quindi è, soprattutto ho detto per quanto riguarda un aspetto mentale, ma l'umiltà potete vederla anche in altri aspetti di noi, e l'iniziazione compongono le energie di questo momento. Quindi ascoltate nel campo come sapete fare, quindi nel cuore, percepite il cuore, percepite il battito del cuore se vi è d'aiuto. Quindi mettete le mani sul, sul cuore e focalizzate sul cuore fisico, che è un portale di aiuto in cui entriamo immediatamente in una percezione di noi. Percepite le mani, che sono estensione diretta eh, del nostro cuore, ma sono anche simbolicamente non solo il nostro agire, il dare e ricevere, il nostro interagire con la realtà, fisica e non fisica. Il campo intorno alle mani, quando ci spostiamo con l'attenzione, con il respiro, con la focalizzazione nel campo intorno alle mani, già stiamo espandendoci nel nostro campo, corpo di luce, mercaba, che si voglia. E quando iniziate a sentire il campo intorno alle mani, che potrebbe essere dal, dal gioco famoso e molto utilizzato, di ascoltare le mani che si avvicinano e si distanziano, quindi come cambia la percezione, oppure semplicemente rilassando le dita, palmi verso l'alto e percepire cosa accade, che percezione avete, già si entra in un nuovo spazio di coscienza e in queste mani cosa possiamo sentire in questo campo? Ad esempio potete sentire maestria, quindi potete giocare, sentire in una mano la pazienza, in un'altra mano l'umiltà e poteste sentire iniziazione come in uno spazio tra le mani. Potreste giocare diversamente, utilizzate le vostre mani come strumenti multidimensionali di ascolto e comunicazione. E poi il campo intorno al corpo. Quindi quando io dico io sono pazienza, umiltà e iniziazione, nel momento in cui faccio questo e percepisco il campo, il solo pronunciare queste parole cambia lo stato, lo stato della mia coscienza e quindi lo stato del campo. Quindi, più vi parliamo d'amore, più vibriamo d'amore, e più la nostra realtà rispecchia quello che noi trasmettiamo, quello che noi siamo. E quindi c'è tutto quello che voi sapete esistere, la comunicazione con l'universo, che dà specchio a quello che noi siamo. Quindi, se vediamo già alcuni intenti, vedo Serenella, ho la pazienza e l'umiltà di aspettare che le cose si facciano col loro tempo. Elena ciao a tutti. Oggi vi sento, sono in coda alla farmacia. Ecco, essere in coda alla farmacia è interessante che hai dedicato anche questo tempo a stare in ascolto con noi. Immagina quindi quando ascolti il campo e sei in fila, cosa accade non solo a te, ma anche alle persone che sono in fila vicino a te, non sanno cosa stai facendo. Ma un momento di oasi. Potrebbe abbracciare quelle persone che stando in farmacia, sicuramente non sono nella predisposizione di essere in pace, semmai, o forse sono più nella preoccupazione o più nella fretta. Quindi, anche questo è un, un bel esempio di come possiamo essere nel nostro osio ovunque. Luisa l'intuizione mi chiede pazientemente, che la mia mente sia umile per accogliere la verità. Verità, con pazienza. che mi è saltata. Ah, Daniela, pazienza e umiltà per accettare ciò che per me è inaccettabile. Laura, maestré come satelliti intorno al mondo, pronte per essere richiamate. Quindi, nel momento in cui facciamo questo cambia il nostro stato, cambia il nostro campo. E abbiamo detto che questo momento è, un, è una svolta per l'umanità, eh, nulla sarà come prima. Il fatto che noi lo, ac lo abbiamo accolto, l'abbiamo accettato questo pensiero, lo abbiamo, iniziamo a integrarlo ci permette di essere più veloci nella riorganizzazione delle nostre energie. Perché se noi permaniamo nel pensiero che le cose torneranno come prima, che questo lo abbiamo il coraggio di dire o che semplicemente lo pensiamo dentro di noi, ritarderemo il processo di cambiamento, cioè è l'equivalente di puntare i piedi. Nel momento in cui abbiamo capito che questa è una grande occasione di prepararci al cambiamento, di già iniziare a viverlo, ma che il cambiamento è così profondo, così totale, così ampio, che non riusciamo ancora a vederlo, ma possiamo dire, senza, senza essere smentiti, che nulla sarà come prima, nel momento in cui noi entriamo in questo stato di coscienza, ok, tutto è cambiato, però io sono sempre quell'essere magnifico che ha queste qualità di creatore in, immenso, infinito, che può realizzare i propri sogni. È un po' come nell'oasi, è quello spazio dell'artista in cui, nel caos di una tempesta, cerca quell'intuizione quell ed entrare in quello stato di iniziazione ad un nuovo livello di capacità creativa. È chiaro che qui sono molto importanti la pazienza, perché anche lo stesso processo di iniziazione è quello che stiamo vivendo, stiamo tutti vivendo un'iniziazione alla nuova umanità. E che è molto diversa da quello che ci era stato raccontato, che molti avevano visualizzato, la, si pensava in maniera diversa, anche in maniera molto fantasiosa, che fa sorridere adesso pensare. E adesso siamo in questa fase invece di, di vivere, vivere il cambiamento. Quindi, la pazienza di capire che anche questa fase di iniziazione ha un suo sviluppo, è come appunto, diciamo, quelle ali di farfalla che si stanno distendendo al sole. E l'umiltà di, di sapere che non sappiamo, di sapere che la mia mente può essere solo a proprio agio con compiti a breve termine, eh, ma che non li può pianificare perché in questo momento è davvero difficile, e che deve utilizzare alt un altro tipo di ascolto, questo ci aiuta. In questo momento capire che siamo in questa fase di iniziazione a questa nuova umanità, nella nostra vita, ma anche collettivamente, è di primaria importanza ecco perché stiamo lavorando sulle maestrie praticamente stiamo ricordando quali sono dentro di noi le facoltà più evolute quelle che è importante che conformino informino plasmino il prossimo passaggio qual è il nostro prossimo passaggio in questa vita ok chiaramente uscire fuori ritornare a delle attività di anche più dinamiche di quelle che facciamo adesso ci sono tante cose pratiche che già se vi chiedessi qual è la prima cosa che volete fare tutti abbiamo una risposta però andiamo oltre la vita cambia cambia il tessuto economico il tessuto sociale cambia le stesse abitudini che forse non abbiamo da secoli ci sono abitudini di comportamento che saranno modificate Cambia la percezione dell'altro, cambia la percezione di me, quindi nulla sarà come prima. E come ci prepariamo a qualcosa che non conosciamo? Ecco utilizzando questo, queste forze, la pazienza dentro di noi, l'umiltà, l'iniziazione. Se volete iniziate a scrivere o pronunciare l'intento di quella specifica capacità, maestria, quell'elemento, quell'ingrediente catalizzatore che volete nella vostra vita. In questo momento io vi proposi eh, vi pro e vi continuo a riproporre la funzione della pietra filosofale perché è il trasmutatore per eccellenza e siccome questo è integrato nelle nostre conoscenze di secoli dell'alchimia che soprattutto in Italia ha radici molto forti, molto profonde, quando parliamo di pietra filosofale riconosciamo qualcosa, ci colleghiamo a qualcosa, ma per voi potrebbe essere diverso. Il processo del piombinolo è molto evocativo, l'abbiamo un po' esplorato, ma ci possono essere altre cose che per voi parlano di più. Il processo di ascensione e di iniziazione, essendo un processo continuo, non è considerato quindi un punto, un momento, un attimo, ma è appunto uno sviluppo. Qual è il vostro speciale, unico processo? di iniziazione e quindi iniziandolo a definire, iniziandolo a in qualche modo a dargli, non dico una, un, una, una forma perché non è possibile, però iniziare a capire verso che direzione sta andando, osservate anche la, la, la vita che state vivendo adesso. Dov'è che avete vissuto in questi giorni dall'8 marzo, da quando... Eh, noi personalmente abbiamo iniziato insomma con questo programma, ma tutto quello che è successo in, questi, in queste settimane. Cosa vi sta dicendo la vita? Qual è il focus che praticamente sta saltando agli occhi? Cos'è la cosa più importante che è emersa? Perché quello è un indizio di qual è la forza che potete chiamare, che potete amplificare sia per rendere il processo più veloce, più armonico, ma accompagnarlo e quindi ho sempre fatto l'esempio dell'onda, ho sempre fatto l'esempio del, del, della tempesta, come noi possiamo essere utilizzati persino con delle vele, la forza della tempesta. E quindi sapere quello che sta accadendo nella mia vita adesso mi permette anche di capire come posizionare la mia vela, mi permette di capire, eh, sì, come predisporre al meglio la mia tavola sull'onda sull dell'oceano che sta alzandosi e che è già molto forte. Iniziate a osservare perché queste settimane sono uno specchio, un esempio, una sintesi di quello che è il vostro processo personale di iniziazione alla nuova umanità, al nuovo noi stessi. Quindi, Iorica, il mio percorso sempre ha sempre avuto come fondamenta l'intenzione. Laura. Siamo le mani che lavorano e plasmano la creta per far, fiori, per far fiorire. Un attimo, adesso eh, la chat si è scatenata. Quindi mi sono perso. <ride> per far fiorire dinanzi a noi il vaso che conterrà. Qua, puntini, puntini. Con pazienza ed amore, svilupperemo il movimento che vivremo. Linda, vorrei aprirmi la sfera della spiritualità anche per aiutare gli altri a scoprire le mie maestrie. Viorica, l'intuizione e l'intenzione. Rita, intuizione e sincronicità. Michele, l'amore e il rispetto per il tutto. Encheleida, questo momento è prezioso e un ritiro spirituale. Rita, connessione con la natura. Giulia, sto so conoscendo sempre di più chi sono, sto imparando ad amare me stessa davvero e mentre lo faccio incanno sempre di più la mia missione. Maria Grazia, apertura del cuore pronta ad accogliere le novità della vita, con pazienza e umiltà nella ricerca della libertà. Monica, sento che l'iniziazione è su un circolo, si ripeta, intervalli in un tempo non lineare. Giussi, la connessione multidimensionale mi accompagna in questo salto iniziato che diventa amore che plasma la nuova realtà. Quindi come vedete, questi giorni ci danno un grande, una grande possibilità. Cosa saremo dopo? Ma possiamo essere certi di una cosa, qualsiasi sia la forma che assumerà la nostra vita lavorativamente parlando, le relazioni, il luogo dove vivemo, eh, cosa occuperà la nostra giornata, tutto quello che, prende, che sarà la forma di quello che, eh, che avverrà nelle prossime settimane, mesi, anni: il contenuto, cioè il nucleo, sicuramente è cambiato. Perché quando noi entriamo in uno stato di iniziazione, Vivendo anche con questa pazienza, con l'umiltà il processo senza entrare. Perché tra parentesi anche l'umiltà della mente permette di non entrare in conflitto con il processo perché non vorremmo controllare tutto. E la pazienza invece ci aiuta a vivere nella pace il processo, perché questo è molto più importante perché essere in pace in questo momento, una pace interiore, ci permette poi di compiere le scelte migliori poi anche a livello pratico. Ma quindi, qualsiasi sia la forma che prenderà la nostra vita professionale, di relazione, tutti gli aspetti che praticamente sono quasi stati messi in uno stato, alcuni proprio in stand by, quasi in, in stand by, significa proprio un, una, una fase di, di pausa, altri che invece sono cambiati, ci sarà un ulteriore processo di cambiamento e quindi prenderemo una forma. Quindi potremo distinguere tra il prima e il dopo questo processo. Però sicuramente possiamo dire che saremo di più noi stessi, perché così quando vi è quel processo iniziatico eh, sciamanico che viene utilizzato, la, del seppellimento, io non l'ho mai fatto, ma ho, ho persone che hanno utilizzato questo rituale, in alcune culture tradizionali c'è questo rituale, si seppellisce letteralmente la persona per far sì che venga seppellita la sua vecchia espressione della personalità per... Rinascere in nuovo, nel nuovo sé. Questo processo che viene fatto nel buio, viene fatto nella, nella solitudine, eh, viene fatto, è un po' simboleggiato anche in tutti i miti, compreso quello del cristianesimo, della risurrezione del Cristo, il concetto di entrare in uno spazio in cui il mondo non ci vede, ma in realtà no, in quello spazio, come il, il principio alchemico della pietra filosofale che anche nel mito, de, nel mito racconto poi in base alle vostre sensibilità però vedete anche la trasmutazione del Cristo, la risurrezione del Cristo come che tipo di collegamento può avere con questo discorso della pietra filosofale perché alcuni temi sono trasversali presenti in tanti contesti dell'umanità questa resurrezione, che quindi è vista nel momento in cui entro in un luogo ed è morto il mio sé, entro in questo luogo che è la custodia della trasmutazione, un, un luogo in cui io sono solo, un luogo in cui non sono con altri. In questo luogo dove c'è la trasmutazione, dove avviene qualcosa che la mente non comprende, che poi si spalanca e non ha nemmeno più il residuo della trasformazione. Ma tutto è diventato che cosa? Beh, nella, nella metafora sempre del, del Cristo, lui si ripresenta in forma di corpo di luce, nella sua, forma, nella sua forma ascesa. Che voi lo sentiate vero, pienamente, come fatto storico o come mito, è uguale, perché dentro di noi il racconto di un fatto storico o il racconto di un mito ha il medesimo effetto. Se quindi parliamo della dinamica, noi siamo nella nostra resurrezione, nella nostra trasformazione. Siamo stati chiusi nelle nostre case, che simboleggia lo spazio in cui siamo anche più comodi, perché questo dovrebbe essere la casa. Per alcuni può essere anche il posto dove si è più scomodi, ma c'è un motivo per cui questo, questo è accaduto. Ma in questo spazio stiamo rigenerando tutta la nostra manifestazione. Ecco perché entrano in gioco le maestrie ed ecco perché chiamandole in questa fase stiamo tessendo il nostro nuovo corpo di luce, se lo volete chiamare così. Il corpo di luce è dinamico, la vita è dinamica, non c'è mai di nulla statico. E quindi quando noi nel nostro campo, dentro la nostra coscienza, facciamo e prendiamo una decisione importante nella nostra vita, noi cambiamo per sempre il nostro stato energetico. Quando noi scegliamo pace, quando noi scegliamo esprimere la nostra verità, quando noi scegliamo il coraggio, quando noi scegliamo la pazienza, l'umiltà, quando noi scegliamo l'iniziazione, cambia la stessa meccanica del campo. Il campo ha sicuramente una sua fisiologia, una sua fisionomia. Alcune persone propongono diversi modi in cui funziona il campo e sono utili per una mente per comprendere qualcosa che è multidimensionale, che ha tutto. Però possiamo dire certamente che se io cresco e incarno di più il mio principio spirituale, la mia essenza spirituale, cambia il campo e cambia la vita. Se mi cambia la vita o se io desidero spostarmi verso un cambiamento per una vita più in pace e prosperità, cambia anche il campo, cioè le informazioni, l'energia, la forza che io esprimo. Quindi in questi giorni abbiamo alimentato il campo. Con queste forze positive abbiamo ricordato questa possibilità di trasformare. Adesso qual è il prossimo passo? Lo chiedo a ognuno di noi per sé. Non perché dobbiamo decidere come gruppo di fare una cosa insieme, non è quello. Ma singolarmente uno può fare la domanda, può rivolgersi anche al cosmo, allo spirito, può anche affermare questa domanda ad alta voce. Mostrami il prossimo passo. Qual è il mio prossimo passo? E ascoltate in questo momento la risposta. Siamo tutti insieme che facciamo questa, siamo 74 online, stiamo portando questa richiesta, questo intento. Quindi immaginate questo campo collettivo e una risposta che giunge a ognuno di noi. Ania mette in un commento: Fidati di te, secondo me è assolutamente importante ed è un messaggio per tutti noi. Fidiamoci di quello che è il processo. La pazienza e l'umiltà, se l'umiltà, quindi, è la mente che accetta di non sapere, e nell'accettare di non sapere, mettiamo anche nel, nel, nella possibilità che l'altro ci possa portare una sua verità che ci possa aiutare. Se noi viviamo la pazienza di questo processo e l'iniziazione, la fiducia verso noi stessi diventa la chiave. Perché nel momento in cui io sto ristrutturando e sono disposto a cambiare completamente la mia vita, posso fare affidamento su di me. È importante iniziare a lavorare molto sulla fiducia che non ce la faremo, andrà tutto bene ma che io sto già creando, già ho in me il passo. Non lo vedo, non l'ho capito, ma lo sto già facendo. Quindi quando noi osserviamo quello che è accaduto nelle ultime settimane, questo ci dice molto. Perché ci siamo trovati in quella casa, in quel luogo? Perché ci, sono, ci siamo trovati con quelle persone? Perché le problematiche che sono uscite in questi giorni sono state quelle e non altre? Perché le illuminazioni, le epifanie che mi sono arrivate in questi giorni sono state queste e non altre? Perché abbiamo scelto di dedicare del tempo all'osi di magnificenza. Tutte queste, queste cose, l'osservazione di quello che già è stato, ci permette di intuire quello che stiamo facendo, quello che sta accadendo. Questo è un livello di iniziazione, è un livello di comprensione che già è tutto pronto, è già tutto in me. Non devo acquisire nulla dall'esterno, non devo andare a cercare nulla in chissà quale luogo o quale fonte. Ma attraverso la fiducia in me stesso posso fare emergere il passaggio. Giulia dice: Il prossimo passo è una migliore versione di me stessa con maggiore autostima. Pina dice: io scelgo, chiedo di morire a ciò che ero e rinasco riconoscendo in me una meravigliosa sciamana. Di così la nuova me. Ma ragazza, liberarmi da tutte le paure per vivere sentendo ciò che mi dice il mio cuore. Vinicio, Iniziazione trasmuto da corpo a spirito. Mi faccio faro che illumina le rocce. Umilmente approdo in questo momento al, timo, al, al timone la mia pazienza. Io sono. Pasquale dice: la risposta che è arrivata è se già nel prossimo passo, che, ac che accoglie dove? Scusate che mi è spostato, che accogli le nuove energie, sì. Assolutamente siamo già nel prossimo passo ed è solo rendersene conto, quindi sapere che il mondo che conoscevamo non esiste più, l'essere che conoscevamo che rispondeva al nostro nome non esiste più. Non stupitevi: a me è capitato in un momento della mia vita perché io, io sapete, utilizzo Leonardo Luca, eh, io sono Luca come nome di battesimo di, di inizio di incarnazione scelto dai miei genitori. Leonardo è un nome che ho aggiunto a un momento specifico della mia vita. Non vi stupite se sentite l'esigenza persino di cambiare nome o di aggiungere un nome. Può accadere, non è che lo... Non, non, questa cosa non va spinta, non va ricercata, viene. Viene attraverso dei segnali, ma per farvi capire quanto può essere importante il processo di rinascita, di trasformazione della personalità, del fatto che accogliamo più aspetti del nostro spirito, Tanto che anche il nome si estende o cambia in base a come lo volete vedere. Questo processo è talmente profondo che quindi l'essere che è entrato in, questa, in questo processo qualche settimana fa non c'è più. Tanto più lo riconosciamo, tanto più siamo pronti in questa fase molto fluida di accogliere l'essere che già c'è, che è quello che è. È il, nuovo, è il nuovo essere, è il nuovo modo. Quindi nuovi lavori, nuovi hobby, nuovi modi di intendere le relazioni, nuove intuizioni, capacità amplificate di percepire e muoversi nei cambiamenti, capacità di anticipare, maggior coraggio, maggiore flessibilità, espressione della propria integrità, della propria verità, intuizione, concentrazione capacità di trasformarsi, flessibilità, questi sono tutti quegli aspetti del nuovo sé che noi abbiamo detto in questi giorni vogliamo di più, ne vogliamo di più. Ecco perché è importante chiamare le vostre maestrie, ecco perché è importante, sì, io sono pronto, lo sono sempre stato e adesso è il momento in cui posso fare questo passaggio. L'iniziazione quindi, unita a questo processo, che implica la pazienza è unita all'umiltà della mente che non può capire il processo, ma può solo accogliere il frutto dell'intuizione quindi può farlo diventare un progetto, semmai è importantissimo ed è un nuovo essere umano. Cosa succede quando attiviamo questa forma di saggezza a cui ci stiamo allenando, quindi di intuire e di realizzare nella sincronicità. Nuove cose, nuovi progetti, nuove iniziative e che dalla scatola di un essere umano abituato a pianificare, prevedere e preoccuparsi entriamo nell'essere umano che è in pace, che non significa che non pianifica, non significa che non prevede, certamente non si preoccupa, però, perché nel momento in cui io opero da, questo, da questa fiducia nel, nel mio sé, da questo stato di iniziazione, io seguo il mio percorso, scelgo più consapevolmente ed entro un nuovo modo di creare la mia vita, che è quello che secondo me tutti noi adesso stiamo, lo stiamo vedendo come fare. Finalmente umiltà e non più falsa modestia, serenella. Sì, perché la falsa modestia è un prodotto della mente. Quindi la mente che... Perché? Cosa succede? La mente dice devo essere umile. Costruisce quindi un'immagine dell'umiltà che è una scatola, che quindi diventa quella falsa modestia, che significa una maschera. Invece l'essere umile potrebbe essere ben compatibile, perché lo è con il coraggio di esprimere la propria idea. E anche di all'altro, guarda, secondo me, questa è la mia opinione, capisco perché dici la tua, però affermo questa mia altra opinione in una maniera che non sia di, di falsa modestia o che sia quell'umiltà che blocca, ma dire io non conosco la verità, però ho questa informazione, percezione. Ma ragazza, da poco tempo ho rivalutato il mio nome, lo sento profondamente e mi piace molto. Certamente. Michele, sono pronta a questa nuova era con umiltà e fiducia in me. Katia, accolgo il mio cambiamento. Rita, Rimango nella luce per illuminare anche intorno a me, Encheleida. Sono io, sono illuminazione. Mi piace questa frase. Sì, io sono illuminazione. Vive nella gioia. Giuseppina, come vi sentite sapendo che siamo in questo processo? Allora, da un certo punto si può percepire la gioia, si può percepire quella vitalità che c'è che sotto questo processo, il fatto che noi siamo vigili, il fatto che noi utilizziamo le nostre energie per... Abbiamo capito che c'è questo cambiamento di epoca, cambiamento dell'umanità intera. Non solo sono pronto, ma sono anche consapevole di essere pronto e sto già scegliendo e sto già realizzando il nuovo. Questo ci mette su un piano di armonia con il cambiamento. Perché, ripeto, quanto più una persona rimane nel pensare torneremo a fare quello che faremo prima, quindi torneremo a essere quello che eravamo, tanto più difficile è la transizione. Ma se noi prendiamo atto che, ok, questa è un grande, una grande campana che è suonata, è tempo di giocare in un modo diverso, è tempo di sì, manifestare qualcosa di nuovo, e quindi siamo pronti, e quindi non c'è più... Qualcuno dice che bisogna elaborare il lutto della perdita, che è corretto, perché eh, leggevo proprio oggi del fatto che è un lutto che stiamo, che stiamo vivendo, perché se, se lo vediamo dal punto di vista che abbiamo perso delle cose, però se vediamo che invece non abbiamo, non abbiamo perso, ma siamo nella fase di transizione, non c'è nemmeno la fase dell'elaborazione del lutto, che implica molta energia. L'elaborazione del lutto, una prima... Il primo passaggio è che si rifiuta e ci si arrabbia rispetto al cambiamento. Ma se io sono in cambiamento, sono nella mia natura fluida, ecco che accelero. Forse dovremmo elaborare dei piccoli lutti, cose che non si fanno più, situazioni dovranno essere cambiate, cose a cui eravamo aggrappati che non sono più possibili, ad esempio. Ma non sarà quel grande lutto, perché nel momento in cui viviamo, io sono cambiamento, questo vi diventa molto più facile. Ve lo dice uno che nel momento della propria vita io facevo l'avvocato, avevo il mio studio da diversi anni, esce una legge che praticamente mi dice non puoi fare più il tuo lavoro, cioè il settore in cui ero specializzato viene totalmente azzerato. E lì è vero che all'inizio fu difficile, però è anche vero che da lì... Io sono diventato più libero perché ho dovuto riorganizzare tutta la mia energia e tutte le mie priorità e decidere davvero qual è che cos'è quello che è importante per me ed è iniziata la nuova vita. Quindi, io sono abituato a fare questo. Non a caso la trasformazione consapevole, che è il mio sito iniziale, è quello che, che spiega quello che stiamo facendo oggi. Noi siamo in una trasformazione consapevole e quindi abbiamo queste maestrie in aiuto. Che ci permettono di fare molto. Ma ragazza, mi sento il bicchierino tre quarti pieno. Michele, come cresce da, che da bambino diventi adulto? Barbara, sto ricevendo le regole del nuovo gioco. Sono curiosa, entusiasta, gioiosa, gioiosa di essere padagoni in la mia vita. Anya, nella prova e nel dolore del lutto ho trovato una continua comunicazione di amore. Biorica ho sempre visto questo periodo come una grande opportunità di cambiamento. E anche lei dà il tempo di giocare tutte le carte di maestria. E sono pronto con questa a questa nuova era con umiltà e fiducia in me, Michele, che avevo detto prima, però lo rinforziamo. Quindi per oggi questo passaggio l'abbiamo completato, continuiamo a lavorare con, con il campo. E mh, sì, vedete cosa accade. Nella giornata di oggi, domani ci rivediamo, vediamo un po', domani ancora ci vediamo, perché so, ogni tanto è sempre venerdì, quindi ci vediamo sempre al solito orario, alle 4. Sabato invece avremo l'ospite e ci vediamo alle 2. Comunque riceverete poi le notifiche via mail. Per quanto riguarda invece stasera, di nuovo ci sarà un altro evento dal vivo tradotto dal vivo con la meditazione Stargate e poi ci sono diverse altre attività, seguite i nostri siti, sarete aggiornati, quindi un po' quello che, che conoscete. Dal punto di vista mio ringrazio sempre le persone che mi stanno supportando, le persone che stanno sostenendo questo, questo viaggio, anche dal punto di vista dell'aiuto e del supporto, ci saranno anche altre iniziative che si andranno a aggiungere nei prossimi giorni, ma diciamo che... Siamo insieme in questo cambiamento e quindi la mia creatività viene stimolata anche nel realizzare nuovi modi di poter, poter espandere questa iniziazione. Grazie a tutti quanti e ci sentiamo quindi stasera per chi segue lo Stargate alle 7 su YouTube, troverete il link sul mio canale YouTube e domani alle 4 con Loasi. Buona continuazione.